Ciao a tutti, l'oggetto del nostro incontro di oggi è l'umorismo di Pirandello. Leggeremo alcuni brani tratti dal testo che il nostro libro antologizza, pagina 902-903, però poi ci fermeremo sugli aspetti più squisitamente letterari. Quindi vediamo un attimino quello che concepisce Pirandello per umorismo. In realtà è appunto lo strumento privilegiato per mettere in rilievo tutte quelle ipocrisie, quelle discrepanze, quelle contraddizioni che riscontra nell'uomo, riscontra fra la maschera e quel flusso vitale che c'è in ognuno di noi. Ed è per questo che allora Pirandello fa l'esempio famoso che rimane in tutti i libri, in tutti i discorsi legati a Pirandello. Non me ne abbia il personaggio in questione, ma insomma ho dovuto prendere una foto da internet, ho scelto questa, il famoso brano legato alla signora anziana imbellettata. Leggiamo. Vedo una vecchia signora con i capelli ritinti, tutti unti, non si sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata di abiti giovanili. Mi metto a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta, di primo acchito, a prima vista e superficialmente arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del contrario. Il testo di Pirandello, di questo saggio del 1908, è molto chiaro, non mi sembra che abbia bisogno di grandi commenti. L'avvertimento, quindi senza riflessione, senza un approfondimento, così il vedere, il rendersi conto, semplicemente in maniera molto superficiale, di questa discrepanza fra quello che è la signora e quello che dovrebbe essere, secondo i cliché convenzionali della società, genera in me una risata. Ma, avverte Pirandello, nel momento in cui invece approfondisco un po', ma se ora interviene in me la riflessione, mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che, parata così, nascondendo così le rughe e le canizie, riesca a trattenere a sé l'amore del marito molto più giovane di lei. Ecco. Che io non posso più riderne come prima, perché appunto la riflessione lavorando in me mi ha fatto andare oltre quel primo avvertimento, o piuttosto più addentro, da quel primo avvertimento del contrario, mi ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è questo quello che Pirandello chiama umorismo. Quindi il comico è una reazione, possiamo dire quasi istintiva, a una realtà che vediamo diversa da quella che ci aspettiamo. Diverso è invece l'umorismo, è un po' più intellettuale o potremmo dire intellettualistico come ragionamento, perché evidentemente bisogna riflettere su quelle che potrebbero essere le motivazioni nascoste dietro quel, in questo caso, comportamento di questa signora imbellettata. C'è sofferenza, c'è dolore, c'è speranza, c'è gelosia, ci sono molti sentimenti e difficoltà esistenziali che si accavallano e loro non possono ridere. L'umorismo non porta con sé la risata, ecco, a bocca aperta, ma magari porta un sorriso pensieroso, no? Porta più una riflessione. Ed è proprio questo il quid nuovo di Pirandello, che appunto ci fa capire quella differenza fra comico e umoristico e ci dà la chiave di lettura di molte delle sue opere. Non ci scordiamo che qualcosa di molto simile nel 1905 Freud aveva detto nel suo saggio sul motto di spirito, Der Witz, qualcosa di molto simile, ma Pirandello evidentemente è più interessato alle conseguenze che questo assunto di base porterà nelle sue opere, siano romanzi o siano opere teatrali. Infatti ci dice che l'arte, continua a leggere il brano, che trovate appunto sempre nelle stesse pagine, l'arte, come tutte le costruzioni ideali o illusorie, qua parla di arte tradizionale, tende a fissare la vita, la fissa in un momento o in vari momenti determinati, la statua in un gesto, il paesaggio in un aspetto temporaneo, immutabile, che sia scultura o che sia pittura è precisamente lo stesso, ma
domanda Pirandello, e la perpetua mobilità degli aspetti successivi? L'arte in genere astrae e concentra. Coglie, cioè, e rappresenta così degli individui come delle cose, l'idealità essenziale e caratteristica. E su questo Pirandello è molto chiaro che questo è quello che la tradizione attribuisce, il ruolo che la tradizione attribuisce all'arte. Allora, la novità di Pirandello qual è? L'arte umoristica, secondo lui, invece, pare che all'umorista che tutto ciò semplifichi troppo la natura e tenda a rendere troppo ragionevole, o almeno troppo coerente, la vita. Gli pare che delle cause vere che muovono spesso questa povera anima umana, agli atti più inconsulti, assolutamente imprevedibile, l'arte in genere non tenga quel conto che secondo lui dovrebbe. Per l'umorista, le cause nella vita non sono mai così logiche, così ordinate, come nelle nostre comuni opere d'arte in cui è in fondo tutto combinato, congegnato, ordinato ai fini che lo scrittore si è proposto. Ed ecco lì appunto la novità, no? E qua dice la vita vera, qua non c'è un desiderio di realismo, è appunto il desiderio di applicare in maniera metodica quel bisturi che Pirandello ha individuato proprio nell'umorismo. Andiamo a vedere cosa c'è dietro la maschera. Ecco, quei gesti inconsulti, qua il riferimento agli atti mancati di Freud e a tutta la letteratura legata a Svevo, in particolare a questi, è in qualche modo sottintesa. L'opera di Svevo sarà di una decina di anni successiva, è del 23, questo saggio è del 1908, il Matti Pascal del 1904, per cui è tutto il periodo che si sta muovendo verso questo tipo di riflessioni. Per l'umorista le cause nella vita non sono mai così logiche. Ecco, andare a cercare, per questo anche ho scelto come sfondo un dipinto del cubismo analitico, no? Andiamo a cercare ad analizzare quelle che sono le vere cause, forse nascoste a noi stessi, che ci sono dietro le azioni. Cioè, vediamo questo gesto inconsulto, può ritornare alla nostra memoria forse proprio il momento della morte del padre di Ziano Cosini. È un gesto che voleva dire qualcosa, è un gesto inconsulto, è un gesto dettato dall'inconscio, ma lo stesso Zeno rimane molto, molto nel vago. E ancora, sempre nella differenza, per indagare un po' meglio la differenza fra l'arte tradizionale e l'arte umoristica, Pirandello continua: un poeta epico o drammatico può rappresentare un supereroe in cui si mostrano in lotta elementi opposti e ripugnanti. Ma egli di questi elementi comporrà un carattere e vorrà coglierlo coerente in ogni suo atto. Ci siamo per cui, insomma, mi sembra l'arte, ma pensiamo a Manzoni, ai personaggi di Manzoni, in cui c'è una coerenza di fondo, pur nella difficoltà, penso alla Monaca di Monza, appunto, fra elementi opposti e ripugnanti che lottano all'interno di questa povera anima, al contrario, poi si dimostra coerente poi all'atto pratico. E così l'arte tradizionale ci presenta i suoi personaggi. L'arte umoristica, diciamo Pirandello, l'umorista fa proprio l'inverso, egli scompone, questa è la parola magica dell'umorismo che possiamo associare appunto a tutta l'opera di Pirandello, scompone il carattere nei suoi elementi. E mentre quegli cura l'artista tradizionale di coglierlo coerente in ogni atto, questi, l'umorista, si diverte a rappresentarlo nelle sue incongruenze. L'umorista non riconosce eroi, questa è una tematica che abbiamo visto già molte volte nell'ambito del decadentismo, o meglio, lascia che li rappresentino gli altri, gli eroi. Egli, per conto suo, sa che cosa è la leggenda e come si forma, che cosa è la storia e come si forma. Composizioni tutte più o meno ideali, e tanto più ideali forse quanto più mostrano pretesa di realtà. Composizioni che egli si diverte a scomporre. Né si può dire che sia un divertimento piacevole. Capiamo questo sorriso pensieroso, a volte amaro, che c'è nel leggere alcune opere di Pirandello o nel seguire alcune sue opere teatrali. Egli sa che le vicende ordinarie, i particolari comuni, la materialità della vita, insomma, così varia e complessa, contraddicono poi aspramente quelle semplificazioni ideali, costringono adozioni, ispirano pensieri e sentimenti contrari a tutta quella logica armoniosa dei fatti e dei caratteri concepiti dagli scrittori ordinari. Ed è evidente che lui non si inserisce in questo novero, no? Ecco. E allora andiamo a vedere le conseguenze poi pratiche, perché appunto le conseguenze letterarie, pratiche in questo senso, il relativismo crea
incomunicabilità. Ognuno ha la sua verità, il modo di percepire la propria e l'altrui verità. I sistemi valoriali sono assolutamente lontani e soprattutto non sono in dialogo. Un brano molto bello di Sei personaggi in cerca di autore dice questo: ma se è tutto qui il male, nelle parole, abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno un suo mondo di cose. E come possiamo intenderci, signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé, del mondo come egli l'ha dentro. Crediamo di intenderci, non ci intendiamo mai. Allora, qui mi sembra importante, fondamentale, il discorso letterario, che ovviamente è il presupposto della comprensione di capolavori come il Fu Mattia Pascal, Un Nessuno 100.000, Si gira, eccetera. Ma mi sembra estremamente importante anche dire quanto è attuale questo pensiero in relazione alla nostra capacità comunicativa. Il brano di Pirandello mi sembra estremamente nostro, e appunto non è tanto un problema di tecniche di comunicazione, è un problema di semplice linguaggio fra di noi, no? Cioè, a volte utilizziamo delle frasi, a volte abusate, a volte stereotipate, volendo dire un concetto. E invece, ovviamente, chi ci ascolta ne coglie un altro, no? Pensiamo alla banale frase ti amo, come viene interpretata e come viene anche lanciata da chi la pronuncia, con quali presupposti, con quali messaggi sottintesi e con quali orecchie invece viene ascoltata, con quale sistema valoriale viene decodificata dall'altra parte. Ah, capiamo come nascono non soltanto semplici incomprensioni, ma proprio dialoghi, proprio dialetti, proprio lingue differenti, pur parlando tutti tranquillamente l'italiano. Non crede, veniamo, quindi torniamo al discorso letterario, non crede assolutamente nella espressività che ha il romanzo. Non c'è forma scritta che può comunicare verità. Il narratore, come tutti gli uomini, ha un suo mondo. Forse lo ha capito, forse no, certamente non ha gli strumenti per comunicarlo. Siamo, attenzione, ben lontani da quella che è la dinamica manzoniana, no? A pochi, una settantina d'anni di distanza dalla ventisettana, più o meno dall'edizione importante dei Promessi Sposi, no? In cui c'è un narratore che si dimostra capace di comprendere il mondo e di comunicare questo mondo perché forse legato a un pensiero forte, qui ci troviamo in un ambito che invece è totalmente differente. Infatti, il Mattia Pascal inizia con in primo luogo, un enorme spazio dato al momento metaletterario, no? Per spiegare che scrive la sua storia solo per distrazione. Cosa vuol dire questo termine? Non che è distratto con un attendimento, ma nel senso che per un momento abbandona l'idea che non esistono storie, non esistono sughi della storia, non esistono morali, delle favole, non esistono significati che si possono comunicare. Ecco, per un attimo se lo dimentica e si mette a scrivere il Fu Mattia Pascal, che infatti presenta delle caratteristiche che sono proprio a cascata legate a questo assunto di base che abbiamo detto. Cioè, ci dice: tal sorte toccò anche a me, e fin dal primo giorno io concepì così misera stima di libri. Attenzione, questa è la prima pagina. Ancora prima dell'inizio del romanzo, del racconto in sé, abbiamo questa premessa prima e premessa seconda, in cui appunto il narratore ci dice questo: concepì così misera stima di libri, e sta scrivendo un libro, siano essi a stampa o manoscritti, come alcuni antichissimi della nostra biblioteca, ci ricordiamo il lavoro che fa Mattia Pascal, che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere se, detto, non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire da ammaestramento a qualche curioso lettore che per avventura, riducendosi finalmente a effetto l'antica speranza della buon'anima di Monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto, con l'obbligo però che nessuno possa aprirlo se non 50 anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. A noi alla parola manoscritto non possiamo non associare il manoscritto di Manzoni, per segnare evidentemente quelle che sono le più grandi differenze, no? Cioè il manoscritto di Manzoni era un escamotage, neanche troppo originale, per presentarci una storia che era bella,
Ci vediamo quando il narratore dell'Ottocento si ferma nel momento in cui sta copiando uno scarabocchio sul manoscritto e si domanda: ma una volta che avrò io copiato tutto questo, a cosa servirà? E si risponde dicendo: sì, servirà perché questa storia insegna. Questa storia è bella di suo esteticamente, ma soprattutto è bella perché moralmente lascia un messaggio. Qualcosa dice? Qual è il motivo primo del narratore del Fumetti a Pascal? Non stimassi davvero strano il mio caso, ecco la stranezza, la curiosità, no? È una storia buffa, io per questo la racconto, non c'è un altro motivo, non c'è nessun insegnamento, non c'è un perché, non c'è un desiderio di comunicare sistemi valoriali, non c'è niente. C'è una bizzarria della vita che forse può essere simpatico, ecco, non utile, non bello, ma simpatico leggere. E ancora, premessa seconda, mio reverendo amico, ci ricordiamo che Matteo Pascal sta parlando con Don Eligio Pellegrinotto, che appunto è il parroco di questa chiesa. Gli dico io seduto sul murello con un mento appoggiato al pomo del bastone mentre gli attende le sue lettughe. Non mi par più tempo questo di scrivere libri, neppure per scherzo. In considerazione anche della letteratura, come per tutto il resto, io debbo ripetere il mio solito ritornello. Maledetto sia Copernico. Ecco, capite che un libro comincia dicendo che non è tempo di scrivere libri? È un controsenso. È un controsenso, o meglio, ci dice un qualcosa di un po' più profondo sulla verità narratologica, sulla struttura narratologica del romanzo. Cioè, ci dice semplicemente, e ce lo dice lui, non c'è bisogno di un critico, di un professore, di un tecnico della materia per dircelo, è Pirandello che ce lo dice, ci dice che il narratore è inattendibile. Racconta a ritroso la propria singolare vicenda, sappiamo che Matteo Pascal così è impostato, però ce lo dice che non ha imparato nulla. Ma questo lo vedremo in un altro incontro, ma quello che rileviamo già soltanto da queste considerazioni legate all'umorismo e alle prime premesse del romanzo ci dimostrano che il narratore è inattendibile e soprattutto è perfettamente inserito in questo contesto del Novecento in cui abbiamo già visto muoversi Svevo. Per cui il narratore, cioè l'uomo del Novecento, non ha più un mondo da comunicare, non conosce più il mondo che ha attorno, non sa come comunicare il proprio mondo. Questo sarà il panorama all'interno del quale ci muoviamo in tutto il Novecento, senza particolare grande eccezione. Siamo anni luce lontani dal modello manzoniano dell'Ottocento. Alla prossima.